Mi immagino quanto sia stato difficile in un periodo di Covid organizzare qualcosa. Molto, è stato molto difficile. L'ultima settimana abbiamo patito tanto insomma, tutti i vari segnali legati alla pandemia, però a differenza di tanti altri colleghi, noi abbiamo mantenuto la data e abbiamo preferito continuare. Il club saracino ancora presente a questa mostra bellissima di macchine. Sì, il club saracino ha inventato la mostra d'Arezzo, la primissima in Italia, nel centro Italia. Siamo stati i primi. Il club è nato nel 1982, quindi 40 anni. Nonostante il Covid, quest'anno abbiamo dato forza del nostro club con un'esposizione veramente importante, di grosso spessore culturale, macchine dei nostri soci, perché ad Arezzo c'è un patrimonio motociclistico e automobilistico importante. Abbiamo 8 Ferrari meravigliose di tipologie diverse, abbiamo un Pantera De Tommaso, delle Porsche. Soprattutto per gli aretini è una cosa commovente, abbiamo la Maserati quattro porte del commendator Mario Lebole, che per noi aretini è commovente averla con la sua targa Arezzo. L'autista del commendator Lebole è ancora vivente e ci ha raccontato che facevano casello casello all'epoca, quando c'era meno transito, di notte in 2 ore e 45, il che dice che era una delle berline più veloci degli anni 70. Una macchina importante che ricorda tempi splendidi. Questa è una macchina costruita ad Arezzo, dalla SACFEM, una grande fabbrica che purtroppo è finita nel 1983 e che negli anni 50 si dedicò a fare anche macchine agricole. Questa è del 1958, è tutta in metallo e come si vede c'è il marchio SACFEM con la chimera. E noi l'abbiamo restaurata, soprattutto Mario Bragioni, che ci ha lavorato, l'ha restaurata, l'abbiamo rimessa in funzione, anche perché è l'unico e ultimo esemplare rimasto di quell'epoca e delle macchine fatte da Fabricone. Quanto ci è voluto per restaurare? Ci è voluto un po' di tempo, perché certamente risistemare tutte le parti interne, perché è stato molto periodo fermo ogni cosa. Parti che in parte in legno internamente, il legno si era deteriorato tutto, è dovuto rifarlo. Stavolta grandi macchine. Sì, ci sono macchine importanti, meno importanti, tanta gente che è venuta, però insomma mi sembra che gli affari non è che vadano tanto tanto bene, mi sembra che la gente spende poco e si riguarda a investire.